Amici di Xperience Italia, quello che vedete è il Sony Xperia Z5 Compact con installato su il launcher stock di Sony derivante dalla beta 6.0 rilasciata per Z3 e Z3 Compact da Sony. Beta rilasciata qualche mese fa, gli utenti di XDA sono riusciti a estrapolare il launcher e renderlo disponibile all'installazione per qualsiasi dispositivo. Il launcher in questione non ha bisogno di permessi di root, quindi si installa come una normale applicazione. In descrizione vi lascio il link al download, io direi di andare a vedere i cambiamenti che porta. Tenendo schiacciato sulla home comparirà la possibilità di aggiungere dei widget, la possibilità di cambiare lo sfondo, cambiare il tema e andare a modificare le impostazioni della home. Nelle impostazioni della home troviamo tante belle novità, diciamo. Come prima cosa la possibilità di cambiare il layout della home. Qua lo chiama classico, cioè avremo le applicazioni ordinate nel classico app drawer, oppure moderno, che io lo chiamo in stile iPhone, nel senso che le applicazioni saranno disposte direttamente sulla home e non nell'app drawer. La possibilità di cambiare la dimensione dell'icona, quindi piccolo o grande, e il cambiamento secondo me più importante è la possibilità di cambiare l'icona. Quindi ci sarà in un futuro la possibilità di installare dei pacchetti icona. Vi segnalo che in questo momento i pacchetti icona classici che troviamo sul Play Store non sono compatibili, quindi serve un pacchetto icona creato apposta per i telefoni Sony e per il launcher Sony. Chissà se in un futuro saranno compatibili tutti i pacchetti icona. La possibilità di mostrare o no il nome sotto le cartelle, sotto le applicazioni presenti nella home, e l'effetto in cui si sposteranno le pagine della home, quindi quando andrete a fare lo swipe verso destra o verso sinistra avete la possibilità di cambiare l'effetto con cui si sposterà la home. La possibilità di aggiungere il tasto cerca per cercare le applicazioni installate sul telefono e per ultimo la possibilità di mettere in home tenendo schiacciato sull'icona dell'applicazione, nel senso nel vostro app drawer, se tenete schiacciato sull'applicazione vi andrà direttamente in home, oppure se disabilitate questa opzione vi comparirà la possibilità di disinstallare l'applicazione. Per il momento con questo è tutto, un saluto da Lorenzo, io vi invito a cliccare mi piace sul video e a continuare a seguirci per vedere tanti altri video.